Ok, Giorgio Ferrero, assessore regionale all'agricoltura, forse anche al turismo. No, no, non scherziamo. Non scherziamo, un'indiscrezione giornalistica senza fondamento. Così. Allora, Giorgio Ferrero, assessore regionale all'agricoltura, tempo di accordi e di intese, no? in questa settimana. Sì. Bracchetto c'è stato. Ci sono stati i tavoli di filiera perché... Ricordo che la regione non entra nel merito del prezzo, ma lavora perché le parti si mettano d'accordo per stabilire rese, per stabilire blocage e deblocage. Il brachetto continua, diciamo, nel solco dell'anno scorso come tipo di accordo. Mi sembra un dato positivo che mette d'accordo la parte industriale e le rappresentanze agricole. Un tempo avremmo detto accordo chiuso. E parte il Moscato dopo un po' di strategia, di tattica. Stasera, proprio giovedì, abbiamo finito alle 21 un incontro in regione tra la parte industriale e la parte agricola. Hanno costruito un percorso di incontri dove alcuni saranno tecnici e potremo farli in regione, altri saranno economici. E verranno fatti in altra sede per arrivare a un accordo, perché è importante, è un momento di crisi e di difficoltà, bisogna guardare non solo quest'anno ma il prossimo anno un altro ancora. Lei, assessore, è fiducioso? Ma io credo di sì, perché ci sono due possibilità. Una è quella di concordare un percorso di uscita e di ripresa del mercato, e quindi in positivo. L'altra è di non fare nulla, e questo creerebbe una serie di disagi a tutti, compresa le industrie spumantiere. Ecco, invece stasera qua al Castello di Cossignola si parla di Barbera in maniera positiva, tanti giornalisti, blogger da tutto il mondo, da tutta Europa, è una cosa positiva, assessore. La Barbera è un straordinario vino che sta crescendo, sta creando veramente... sta dando la vera immagine di sé. Siamo stati tanti anni con questo vino quasi popolare, quasi povero. Oggi a Barbera ha tutto il diritto di essere considerato un grande vino, lo dimostra con l'interesse del mondo della stampa, dei giornalisti, e che stanno, e lo dimostra anche il fatto che molti imprenditori importanti a livello nazionale stanno acquistando aziende e terreni nella zona tipica evocata. Senta, una domanda secca da 100 milioni, l'agricoltura piemontese come sta? Bene, male, così così? L'agricoltura piemontese per fortuna ha degli indicatori diversi, ha settori e imprenditori che vanno bene, altri settori e imprenditori che vanno in difficoltà, però tendenzialmente sta godendo un momento non male, se paragonato al resto dell'economia e delle imprese del Piemonte. Grazie.